Dottor Bruno Ruffato, pediatra di famiglia e responsabile regionale rete vaccini, afferente alla Federazione Italiana Medici Pediatri. Che cosa significa poter disporre del vaccino contro il meningococco B? Questa è una notizia molto importante per la Regione Veneto, perché dà la possibilità di ampliare e completare la protezione nei confronti delle meningiti batteriche. Ricordo che il vaccino contro la meningite B protegge contro questa forma di meningite così grave per il bambino. Cos'è la meningite? In poche parole, la meningite è un'infezione molto grave che colpisce le meningi, che sono quelle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale. È molto grave perché colpisce i bambini generalmente sani, senza fattori di rischio particolari, e ha un esordio molto rapido, entro 24-48 ore, potendo portare a morte precocemente, e nei soggetti che vengono anche trattati con adeguata terapia può lasciare delle conseguenze invalidanti molto gravi. Quali sono i soggetti più a rischio? I soggetti più a rischio sono i bambini al di sotto dell'anno di età, che hanno una frequenza di malattia molto più alta rispetto alle altre fasce, ed è per questo che la vaccinazione viene offerta dai primi mesi di vita. Un'altra fascia di età molto importante è quella dell'adolescente, e anche per loro c'è la possibilità di essere vaccinati contro la meningite da meningococco B. Dottoressa Francesca Russo, dirigente medico del settore promozione, sviluppo, igiene e sanità pubblica della Regione Veneto. Allora, il vaccino contro il meningococco B nella Regione Veneto viene offerto a tutti i nuovi nati a partire da gennaio 2015 e viene offerto gratuitamente a partire dal settimo mese con un ciclo vaccinale di 3 dosi, e si estende praticamente appunto a tutti i nuovi nati. Abbiamo anche la possibilità di offrirlo ai bambini e anche ai ragazzi durante l'adolescenza con una tariffa agevolata. È uno strumento preventivo estremamente importante che previene una malattia non molto frequente ma molto grave. Abbiamo in Veneto la possibilità di monitorare anche l'incidenza, quindi il numero di nuovi casi di questa malattia, e anche la prevalenza, cioè i casi che si accumulano nel tempo, quindi abbiamo la possibilità di vedere effettivamente quanto pesa questa malattia. Per noi è un'opportunità che diamo ai genitori, li informiamo, ma comunque abbiamo scelto in Veneto di favorire la scelta consapevole, quindi libera, del genitore all'adesione vaccinale. Quindi noi forniamo tutte le informazioni, forniamo il vaccino gratuitamente e poi lasciamo che il genitore scelga in maniera consapevole.